Ed ora cambiamo argomento e parliamo di tecnologia applicata al mondo della sanità. Con il nuovo software ideato dal CNR, il medico potrà simulare la reazione del sistema cardiocircolatorio alla somministrazione dei farmaci, migliorando sensibilmente la scelta della cura. CardioSim è un software per la simulazione del sistema cardiovascolare e di alcuni dispositivi per l'assistenza meccanica al circolo e per l'assistenza meccanica ventilatoria. Questo software è stato sviluppato presso i laboratori dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Viene utilizzato per simulare l'effetto di farmaci sul sistema cardiocircolatorio. Ad esempio, si può simulare l'effetto di un farmaco vasodilatatore, cioè di un farmaco che diminuisce il valore delle resistenze delle arterie più grandi, e vedere qual è l'effetto di questo farmaco sui vari parametri circolatori, sui parametri emodinamici. In questa videosimulazione si può notare l'effetto di un farmaco vasodilatatore, cioè uno di quei farmaci che viene di solito dato a pazienti che soffrono di disturbi pressori, ovvero di pressione elevata. Le caratteristiche di questo farmaco sono quelle di ridurre il valore delle resistenze arteriose e di rendere la pressione arteriosa sistemica più bassa e di migliorare la portata totale. L'operatore introduce il valore numerico che riduce il valore della resistenza periferica, valore ridotto dall'assunzione del farmaco, e l'effetto è quello di una riduzione della pressione arteriosa sistemica e di un aumento della portata totale. Inoltre, il ciclo di lavoro del ventricolo sinistro, quello rappresentato in questo quadrante in alto a sinistra, si espande per un miglior lavoro da parte del ventricolo stesso. Questo software attualmente viene utilizzato per l'addestramento del personale medico e paramedico e come supporto agli studenti universitari. In futuro verrà utilizzato, il goal perlomeno è quello di poterlo utilizzare in ambiente clinico per poter predire quale sarà l'effetto di un farmaco che verrà somministrato a un determinato paziente.